L'area del cerchio, occorrente. Un foglio bianco. Un paio di forbici. Un righello. Due evidenziatori. Un compasso. Una matita. Prima di tutto bisogna disegnare una circonferenza di raggio 5 cm. Ora ritagliamo la circonferenza. Ora dobbiamo piegare la circonferenza. Ora dobbiamo colorare una semicirconferenza di un colore e l'altra semicirconferenza di un altro. Ora con la forbice andiamo a tagliare gli spicchi. E li posizioniamo a forma di parallelogramma. Ora tracciamo l'altezza di uno spicchio e lo tagliamo a metà. Adesso la circonferenza è uguale ad un rettangolo. Per trovare l'area del cerchio si usa la formula r alla seconda per pi greco.